Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, in vista della Pasqua ha incontrato i giornalisti per uno scambio di auguri e ha lanciato anche un messaggio alla città e alla diocesi. Per noi c'era Lucio Di Mauro. L'arcivescovo di Catania, Sua Eccellenza Luigi Renna, ha voluto incontrare i giornalisti per fare il suo augurio di buona Pasqua, aprendo il suo discorso con questa frase: "Reimparare a vivere la lezione della Pasqua", ma ha affrontato anche diversi argomenti, anche quelli politici e anche quello dedicato ai giovani. Sentiamo alcuni passaggi. Non c'è pace senza giustizia, non c'è pace senza sviluppo. Cioè la pace non è semplicemente l'assenza di guerra. Uh, la pace viene preparata da relazioni che sono solide. Uh, noi oggi, se siamo in questa situazione uh, che sembra uh, dover quasi spingersi oltre uh, in una terza guerra mondiale, perché? Atteggiamenti di giustizia, atteggiamenti di difesa comune, atteggiamenti anche di solidarietà sono venuti meno per degli equilibri geopolitici che forse oggi si stanno svelando e dei quali bisogna parlarne, non con banalità, senza urlare, ma facendo delle analisi che tanti studiosi possono aiutarci a fare e che certamente aumenteranno la nostra cultura politica, quella che incide con il voto e con la partecipazione in Italia e in Europa e quella che poi in qualche modo ha una sua ricaduta nel mondo, perché già dall'urna elettorale Inizia il nostro modo di vedere la pace. L'arcivescovo poi ha sottolineato dal mistero della Pasqua impariamo a vivere, anzi reimpariamo a vivere, perché l'umanità è sull'orlo di un conflitto di vasta portata. Se le notizie di violenza e attentati scandiscono con ritmi quasi puntuali i nostri notiziari nazionali e il numero dei poveri cresce costantemente, è perché dobbiamo reimparare dalla croce e dalla risurrezione. Se l'indifferenza è il virus che non teme mascherine e contagia intere generazioni, occorre ritornare a quell'antidoto che è stato fabbricato sulla croce. Forse l'amore per. La qualità della vita, che forse pochi si possono permettere in pienezza, ma la vita nella sua quotidianità, la vita nostra, la vita degli altri, la vita di quelli che stanno soffrendo per la guerra, che stanno soffrendo uh, per la loro povertà, la vita del nostro prossimo. Reimparare a vivere dalla risurrezione significa percorrere la strada che va dal cenacolo al Getsemani, alla croce e poi al Giardino della Risurrezione, perché c'è da imparare dal Cristo una grande lezione di vita.